Ci siamo, ve l'avevamo promesso, ve l'abbiamo portato, Giovanni Sponga live, lo abbiamo letteralmente strappato dai compagni, non so cosa succederà nello spogliatoio. Spero niente di grave. No, di grave sicuramente no, però magari ti scapperà qualche promessa di pizza, birre e quant'altro. Sicuramente, certo. Raccontaci un po', Giovanni, l'emozione. 4 giorni fa esordivi in Serie B a 16 anni in quel di Cornedo. Una grande emozione già l'altro giorno. Oggi ti ritrovi a 9 minuti dal termine, dopo l'espulsione del Drago, a entrare in campo con il risultato in bilico. E poi che cosa succede? Raccontaci questi 9 minuti effettivi, come li hai vissuti? Così a botta calda, la prima impressione è quello che ti resta in questo momento, anche se magari non sei lucido. Ma adesso ti dico, non è facile, forse domani mattina riuscirei a dirtelo meglio, perché... una grande emozione, certo. No, sì, tanto è stata un grande traguardo per me comunque esordire già 4 giorni fa in Serie B a 16 anni. Stasera, quando ho visto che Dragan è stato espulso, intanto paura, perché comunque sì, il risultato, come hai detto te, era in bilico. Mancava ancora molto tempo alla partita prima della fine. Non è stato facile, anche perché sono entrato, ho preso subito un gol. Eravamo sul 4-1, ho preso il gol del 4-2. E... dopo mi è arrivata la palla e ho tirato. Prima c'era già stata forse la prima parata sul lato? No, no. Un tiro dalla sinistra, è arrivata dopo, cioè non hai fatto la prima parata e hai fatto subito il gol? No. Sì, ho preso subito gol, sì, ho preso sì. Gol, dopo ho fatto il mio gol, prima l'ho preso, dopo l'ho fatto e dopo ho fatto le due parate. Sì, sì, no, ce n'era una, era la prima parata che stavamo sottolineando, secondo me, forse non te la ricordi per l'emozione, un tiro non irresistibile dalla fascia destra del Vicinalis. Comunque una grande vittoria della Joric, che è riuscita a mettere la terza consecutiva. Che cosa è cambiato in voi nel 2021? Perché oggi la Joric ha 14 punti e ne ha fatti 9 nelle ultime tre partite, anzi 13 punti, 9 nelle ultime tre partite. Cosa sia cambiato non lo so, perché comunque noi dall'inizio ci abbiamo messo sempre il 100% dell'impegno. Dopo i risultati all'inizio non sono arrivati i risultati che volevamo. Adesso finalmente le cose sono iniziate anche un po' a girare, le gambe girano meglio e tutto. E finalmente riusciamo a giocare a calcio come vorremmo e come questa squadra gioca. Abbiamo delle domande dal web. Passo il microfono a Elia. Brutto da vedere, ma questi sono i protocolli. Sì, ma io sono sempre brutto da vedere per quello che compari tu in camera. No, qua innanzitutto tanti complimenti, veramente tanti complimenti per la tua prestazione odierna. E c'è praticamente una persona, Flavio De Toffol, ci scrive: bravissimo Giorgio, mi ricordo la tua paura a nessuno quando giocavi a basket anni fa e vedo con piacere l'hai portata nel calcio a 5, complimenti. Cosa hai pensato in quel rinvio? Questa è la domanda che ci hanno posto. Nel rinvio? Pensavo intanto che toccasse il soffitto, quindi non ci credevo. Io ho tirato, ho detto vabbè, tocca su, basta, palla loro. E dopo ho visto scendeva, e quando è entrata... No, noi l'abbiamo paragonata, abbiamo fatto una similitudine con Holly e Benji, con quella palla che gira, in tre puntate arriva in rete, e l'abbiamo vissuta un po' così in sede di commento. Arrivano altre domande dal web? No, non arriva da web, arriva direttamente da me, no? Scusa. Volevo chiedere, ma quanto è stata su quella palla? Cioè, secondo me tipo sono passati minuti, forse anche ore prima che scendesse quella palla là. Sì, non scendeva più. Io ho visto solo, andava su abbastanza e dopo ferma. Non scendeva, lenta. Quando è entrata. Non lo so. Sei costato una munizione al tuo preparatore dei portieri in Aranond, che dalla panchina si è fatto tutto il campo in orizzontale per venire ad abbracciarti come praticamente mezza squadra. Mi dispiace, pagherò una pizza, una birra a Cristian. No, non devi dirlo a noi su Sedico Channel, dovrai giustificarti coi ragazzi in spogliatoio. Ancora una domanda, passo il microfono a Elia. Questo sono sempre io. Abbiamo notato una cosa qua dalla regia, no? Abbiamo visto che quando sei entrato in campo, Steve era qua, noi non l'abbiamo più visto, l'abbiamo visto dietro di te, no? Secondo me è una bellissima cosa questa, nel senso che lui è venuto là da te, penso per darti qualche consiglio, penso tu lo sentissi da dietro, questo Steve che ti parlava, che ti diceva le varie cose, ma comunque questo in realtà tutti anche i tuoi compagni di squadra, penso che ti abbiano incitato, ti abbiano dato una mano, perché alla fine non è che sono arrivati neanche tanti tiri in porta, no? Quanto è stato importante te avere Steve appunto dietro, che ti dicesse quello che dovevi fare o comunque che ti desse una mano?
Molto, molto, perché Steve comunque ha molto più esperienza di me, mi aiuta sempre in allenamento e oggi è venuto là, mi ha spiegato, mi ha aiutato molto, mi ha motivato e così. Io sono entrato dentro, non mi ricordavo più gli schemi da palla lunga, me li ha ricordati, mi dava istruzioni, comunque mi ha aiutato moltissimo. Giovanni, ti lasciamo allo spogliatoio che credo sarà una giornata indimenticabile e con l'applauso dei dirigenti che sono qua a pochi metri, ti lasciamo così, complimenti a Giovanni Sponga da tutti quanti. Grazie, grazie Giovanni. Grazie a voi.